Bene, concentriamo le nostre riflessioni, fratelli e sorelle, su due focus importanti. Il primo lo raccogliamo dalla lettura del libro della Genesi, questa famosissima pagina piena di significati, di messaggi, la creazione dell'uomo e della donna, perché in questi nostri tempi ancora segnati, marchiati da tanti femminicidi, da tante ingiustizie nei confronti delle donne. Pensate soltanto alle differenze di stipendio, pensate soltanto alla percentuale di donne che fanno carriera, che diventano dirigenti, insegnanti rispetto agli uomini. Ebbene, in questo nostro tempo, che ancora non restituisce all'uomo e alla donna la parità di diritti, di doveri, di vita, ecco, andare a riprendere quella splendida pagina può essere utile. Ci sono stati nella storia infiniti commenti. È bello notare, fra le tante osservazioni, che Dio prende una costola dell'uomo per creare la donna, e la costola non è né la testa né i piedi, perché sono pari, sono alla stessa altezza gli uomini e le donne. E poi l'altro interessante messaggio è che l'umanità è completa quando l'uomo e la donna si integrano, si uniscono e formano davvero una unità. Proprio in questi giorni la Chiesa sta anche di questo argomento discutendo. Sapete che a Roma si sta svolgendo il cosiddetto sinodo, cioè vescovi, esperti, uomini, donne di tutto il mondo stanno ragionando, discutendo sul futuro della Chiesa, e uno degli argomenti centrali è proprio questo: la presenza, il ruolo, la testimonianza delle donne nella Chiesa, che per tanto tempo, soprattutto negli ultimi secoli, è stata gestita, governata, indirizzata da maschi e per di più celibi. Allora la Chiesa sta riflettendo e pregando perché il carisma della donna, assieme a quello dell'uomo, animi, ringiovanisca, porti fantasia e visioni nuove nella comunità. Il secondo focus di riflessione è questa finale molto interessante e anche poco, non è tanto poetica, questa di Gesù e i bambini, perché ovviamente i genitori portavano i bambini perché Gesù li benedicesse, i discepoli li rimproveravano, e certo, perché i bambini giocano, i bambini disturbano, i bambini fischiano, i bambini gridano, i bambini sono i bambini, e i discepoli di Gesù li rimproveravano. Ma cosa avevano in testa in quel momento davvero i discepoli di Gesù? Ma, e difatti Gesù vede questo e sentiamo bene il verbo, si indignò. È un'espressione elegante, traducetela come volete, si indignò. E rivolto ai discepoli disse: lasciate che i bambini vengano a me. Questo non è un'espressione romantica, è Gesù indignato. Chissà che tono di voce ha usato: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, toglietevi di mezzo. È interessante questo atteggiamento di Gesù, perché? Perché dopo ci dà uno degli insegnamenti più belli, più caldi, e dice: a loro appartiene il regno di Dio. Ah sì? Ai bambini? Ma come? Non hanno studiato teologia? Ma come? Non sono né frati né suore? Sono bambini? Come?
e continua, spiega Gesù. A chi è come loro appartiene il regno di Dio, e chi non lo accoglie come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. Gesù mette una condizione sine qua non. Usiamo un modo di dire chiaro. Tu vuoi un giorno andare in paradiso? Bene, accogli il Vangelo, il regno di Dio, la visione che Dio ha del mondo come un bambino, che non vuol dire in maniera sciocca, superficiale, no, no, vuol dire con la fiducia che il bimbo ha nei confronti del papà, della mamma. Accogli il regno di Dio fidandoti. Il bambino non ragiona ancora, cioè non fa ragionamenti intellettuali, non ha neanche studiato ancora a memoria le risposte del catechismo. Il bambino si fida del papà, si fida della mamma, si fida dei nonni anche, e come oggi di più. Ebbene, Gesù dice: l'atteggiamento per entrare nel regno di Dio non riguarda il cervello, riguarda il cuore, riguarda la vita, le azioni, la relazione con Dio. Fidatevi, fidatevi. E allora, fratelli e sorelle, adesso ci vogliamo fermare qualche momento, non a ragionare, non a pensare, non a studiare. Ci vogliamo fermare qualche momento per dire a Gesù: mi fido di te, come un bimbo. Mi fido di te col cuore, mi fido di te per entrare nel regno di Dio.